Una profonda spiritualità, vivificata da una grande passione per il Signore, ma nello stesso tempo per l'uomo, e un profondo amore per Maria, tanto da scegliere uno stemma in controtendenza con l'araldica vescovile, con sfondo azzurro e una grande M al centro, e un motto, Totus Tuus, tutto tuo, con il quale esprimeva la totale dedizione alla Madre di Dio. Sono questi gli aspetti cardine della spiritualità di Giovanni Paolo II, tratteggiati da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti, Arcivescovo Emerito di Salerno Campagna Cerno, durante l'omelia della celebrazione eucaristica di ieri sera 22 ottobre nella cappella di Via Vinci Prova, intitolata al Santo Pontefice Polacco, in occasione della festa liturgica di San Giovanni Paolo II. Una profonda spiritualità vivificata dal Cristo, come si diceva, espressa già nel primo discorso dopo l'elezione al Soglio Pontificio, nel quale emerge la frase «Non abbiate paura». Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. E nella sua prima enciclica, Redemptor Hominis, Cristo Redentore dell'uomo, dove si pone in risalto la grande ricchezza che Dio porta all'umanità. Tutta l'azione di Giovanni Paolo II si fondava sul realizzare la missione di far conoscere a tutti gli uomini Cristo. Noi lo conosciamo come un papa che ha viaggiato molto, ha continuato Monsignor Moretti, ma la sua preoccupazione maggiore era testimoniare Gesù ai vicini. Nella consapevolezza del suo ruolo di vescovo di Roma, voleva visitare tutte le parrocchie della diocesi, andare nelle famiglie, nei luoghi di lavoro. E testimonia Monsignor Moretti, che fu stretto collaboratore di Papa Wojtyla proprio in relazione alle visite pastorali in diocesi, riuscì a visitarle quasi tutte, veramente pochissime quelle dove non riuscì ad andare a causa della malattia che segnò gli ultimi anni della sua vita. La sua aspirazione era accompagnare la Chiesa oltre il 2000 nel terzo millennio, ha concluso l'arcivescovo emerito, così come gli aveva indicato il cardinal Wyszyński, primate della Chiesa polacca, quando lui dubitava se accettare o meno il suo ruolo di pontefice.